Basterebbe il bellissimo paesaggio di sovraimpressione per descrivere con due semplici parole le magie e la classe dei rifiuti vista all'opera in quel di Rimini. Ma è tempo di test, di notti insonni, di intrighi, di copertine, di ricerca, di dialoghi e anche di magliette, quelle appartenenti alla generazione dell'area rifiuti che sbarcò in Italia dall'Argentina facendo una gavetta particolare tra una maglia e l'altra fino a toccare l'apice con la gloriosa casacca biancorossa. E pazienza se la Serie A è arrivata troppo tardi, in mezzo c'erano ragioni di cuore, quella promessa fatta al dimenticato presidente Bellavista di provare a raggiungere assieme il traguardo della Serie A. C'erano una volta e ci sono ancora le bandiere nel variopinto mondo del calcio, quei giocatori che hanno scelto di legare la propria carriera, la propria immagine a una sola squadra, riuscendovi. Sono bandiere di calciatori che resistono al richiamo del denaro e della gloria esercitato dal club prestigiosi che, altra cosa, è trascorrere tutta la vita professionale nella stessa società in assenza di richieste dall'esterno. E anche quello è un esempio di fedeltà, ma la fedeltà che va premiata e portata a modo esempio è quella di chi resiste alle tentazioni e prosegue il cammino intrapreso con chi l'ha fatto crescere e divenire un campione. Poi l'amico Nicola Strazzacapa, giornalista affermato nel territorio locale, ha deciso di mettere mano al cuore e alla pena cercando con la collaborazione di Adrian Ricchiuti di estrarre tantissime curiosità che l'hanno indotto a scrivere un libro dal titolo Adrian Ricchiuti, leggenda biancorossa. Un viaggio tra vari aneddoti che porta i primi tocchi di palla di Adrian toccando quelle corde legate alla famiglia che nello stesso giorno della presentazione del libro e quel di Verrucchio presso il ristorante La Rocca creano un'emozione particolare negli occhi di Adrian, racchiudendo quella personalità mista tra Argentina e Italia che lo fanno un personaggio burlone ma dal cuore grande così. Un piccolo estratto. È una storia anche di vita con suo padre che racconta l'Argentina di fine anni 70, l'Argentina dei desaparecidos, 44 partite con una sola maglia, 71 gol, ha scritto le pagine più belle di questa società, ha fatto il primo gol a Buffon da campione del mondo, che ha fatto la prima partita ufficiale dopo Berlino a Romeo Neri e ha preso il primo gol da campione del mondo da questo ragazzo. Ancora avevi i capelli quella volta. Quindi il più grande spettacolo dopo il Big Ben, verrebbe da dire, anche se l'emozione non appartiene solo a lui ma anche a quella del titolare della Rocca Michele Andruccioli, che nel ricordare i tempi andati e la forte amicizia che lo legava a lui assieme a quella con la madre Luciana, dove durante la settimana tra un Montenegro e l'altro si cercava di eliminare le tensioni relative al prossimo match. Anche in questo caso un piccolo estratto. Ringrazio Adrian che sia qui prevalentemente per un ricordo più che altro, e questo lo faccio in primis perché Ma Adrian come è arrivato in Italia? La sintesi della sua carriera, ma anche alcune curiosità, attraverso la recita dell'attore Marco Piergiulio Magnani. Vamos! Il 25 giugno del 1978 l'Argentina vince il suo primo grande mondiale. E poi successivamente venimo a scoprire dei desaparecidos, cioè tutti quei ragazzi che venivano gettati da degli aerei, venivano uccisi proprio durante questa dittatura che durò fino al 1983. 5 giorni dopo sono nato io, ma quel giorno, il 25 giugno del 1978, mio padre era davanti alla televisione, era lì e guardava, ma in realtà non guardava la nazionale biancoceleste, no, lui era innamorato dell'Italia, sì, lui voleva vedere Bettega ancora che girava lì sulla fascia, voleva ancora vedere Paolo Rossi, era così innamorato di Paolo Rossi che aveva deciso di chiamarmi proprio come lui, sì, e quindi alcuni giorni dopo andò proprio lì in comune, andò e naturalmente lo disse a colui che doveva segnare il nome, disse voglio chiamarlo Paolo, ma non si può chiamare così, non si può, come non si può, io lo voglio chiamare così perché io sono innamorato dell'Italia, sono innamorato di questi giocatori, non si può, allora mio padre si arrabbiò talmente tanto che disse va bene, non lo posso chiamare Paolo, va bene, lo chiamerò Adrian, va bene, Adrian, e così è nato il mio nome. Poi a 13 anni sono arrivato in Italia, a Forano, là, a Rieti, e lì sono stato un anno ho giocato nella squadra del paese. Poi sono stato comperato, sì, sono stato comperato dalla Ternana per una cifra astronomica, 10 palloni di cuoio. Sì, 10 palloni di cuoio. Poi, piano piano, cosa succedeva? Che mio padre per 6 mesi mi portava avanti e indietro, giorno dopo giorno, a fare gli allenamenti a Terni, così, con la nostra macchina, la nostra 126 rossa, meravigliosa, me la ricordo, Dio.
un calore ogni volta che ci penso, già perché c'erano i bocchettoni dell'aria, quella lì che mandava, mio padre non sapeva come farle funzionare, e quindi che fosse inverno, che fosse estate, insomma era sempre caldo dentro quella macchina, un caldo, forse, magari mio padre pensava che un giorno sarei diventato anche giocatore del Catania, pensava di portarmi all'Etna, così è stato un pensiero, poi successivamente, ecco, sono arrivato nella Ternana e lì sono entrato nella prima squadra, già, in prima squadra, e l'allenatore mi fece arrivare in prima squadra, mi facevano giocare, già, voi direte che bella fortuna, giocare in prima squadra, già, ma quello era l'anno degli under, ecco, l'anno degli under, per cui, sì, è vero, io giocavo, entravo subito, facevo però 20 secondi e la prima palla che usciva fuori, ma no, no, dai, ma come, ma che cambio, ma mister, sono appena entrato, ma che cambio facciamo, ma mister, mi fai... Poi però, fortunatamente, questo allenatore l'hanno cacciato ed è arrivato proprio Leo Acori, con cui io ho costruito gran parte della mia carriera calcistica, ma certamente la ciliegina sulla torta, perché lui mi vide giocare alla Juniores e decise che io dovevo giocare in prima squadra. Fu così che però noi ci siamo rincontrati successivamente, diciamo il 9, ecco, il giorno più importante è stato il 9 settembre del 2006, quando appunto la Juve è arrivata qua, allo stadio Romeo Neri. Sì, una Juve che era imbottita di giocatori che avevano vinto proprio il mondiale lì a Berlino, c'era Camoranesi, c'era Chiellini, ma poi c'erano tanti altri, c'era Nedved, poi c'era anche Trezeguet, che quello lì comunque lui l'aveva perso, ma comunque c'era anche lui lì dentro che giocava. Una Juve che era retrocessa per appunto, sembrava che insomma non facesse le cose proprio pulite. Ecco, sta di fatto che io quel giorno me lo ricordo, quella palla che è arrivata. Sì, rilancio lungo del portiere e via, via subito, Kovacic me lo sono fatto fuori subito, poi sono proseguito e ho preso Boumoussan subito e poi davanti ho trovato lui, Gigi Buffon, ecco lì le mie gambe potevano tremare, farmi Giacomo, quando io l'ho visto lì davanti ho detto ok, questa è la mia occasione, mi sono messo lì e poi ho, allè, e ciao Gigi. E legandomi alla recita dell'attore Marco Piergiulio Magnani, vorrei recitare anch'io il mio versetto, basandomi sulle seguenti immagini. Cara mamma, dico io figlio di Adrian, ci sarà in questo Rimini un altro numero 10 come papà? Mi fai vedere bene dal telefonino questo nuovo orizzonte? Perché al momento del tramonto, quando si parla di papà, il sole ancora si accende. Ma nel momento in cui chiedo lumi sul futuro, ecco che pian piano il sole tende a calare e a nascondersi, aspettando che quel numero 10 possa essere un giorno indossato da me o da un altro grande campione. Alla collega Giorgia Bertozzi, le battute finali di questo servizio, con il protagonista della storia del Rimini, Adrian Ricchiuti, e con l'autore, giornalista del libro, Nicola Strazzacapa. Adrian Ricchiuti, siamo qua alla Rocca Verucchio che ci ha ospitato oggi per questa seconda presentazione del tuo libro. E, insomma, l'ha scritto Nicola Strazzacapa, ma la storia è tua, è tutta la tua vita in bianco, rosso e non. E forse è anche un libro emozionante per noi leggerlo, ma immagino anche per te scriverlo insieme a Nicola. Sì, è stata una bella esperienza, sono contento per Nicola perché penso che abbia fatto un bellissimo libro. Sì, il racconto un po' se parte dell'Argentina fino ad arrivare fino agli ultimi campionati con Rimini. Non racconto la mia storia privata, io perché tocca scrivere un libro nuovo, però sono molto contento, soprattutto dopo la presentazione a Rimini, di averlo presentato anche a Verrucchio, perché questo posto mi ricorda tanti ricordi belli con la mamma di Michele, che si può dire che mi ha ascoltato tante volte la sera a bere un Montenero, un pezzo di crostata. È stata un po' la mamma del Rimini di quei tempi, quindi sono contento di essere qua a presentare il libro. Ringrazio la Rocca e ringrazio tutta la gente che è venuta, è stata veramente una bellissima serata e sono veramente felice. Una bella serata, divertente, con tanta gente e anche un libro con tanta gente, perché comunque ci sono tante interviste agli allenatori, ai compagni di squadra, no? È un libro completo che sviscera proprio dai tutto quello che è stato Ricchiuti calciatore, e poi aspettiamo il prossimo da dirigente a questo punto. Sì, è un bel libro, sono contento perché
99% delle persone che è stata coinvolta ha risposto subito e ha parlato molto bene, vuol dire che in questi 23 anni di carriera ho seminato sempre, ma soprattutto ho portato rispetto a tutti e sono veramente orgoglioso di quello che hanno detto, perché secondo me sono cose sincere. Quindi poi la nuova carriera da dirigente, come dico sempre, io sono uno che piacciono le sfide, io spero di vincerla, ci sto mettendo tutto me stesso, sono sicuro che quest'anno la squadra sarà molto competitiva, io spero di dare il mio contributo perché questi ragazzi voglio che Rimini ritorni nel calcio che conta. Grazie mille. Grazie a voi. Nicola Strazzacapa, vabbè, mi sembra anche un po' strano intervistarti, però sono molto felice perché è un'occasione importante, è un libro importante, insomma Adrian aveva bisogno di qualcuno che mettesse nero su bianco la sua avventura in bianco rosso, ma anche poi in realtà a 360 gradi nel mondo del calcio. È stato bello scriverlo, emozionante? Sì, era nato come uno scherzo, un gioco, poi alla fine è stata una cosa molto divertente perché Adrian, come sapete tutti, è una persona anche divertente, mi ha raccontato 2000 cose e poi è stato bello sinceramente scrivere un libro su quello che è il giocatore, anche l'uomo più importante della storia del Rimini, almeno di quello che ho visto io, perché ho visto gli ultimi 15-20 anni e di sicuro è l'uomo che ci ha fatto, il calciatore che ci ha fatto più divertire con la maglia a scacchi biancorossi. Effettivamente, insomma, l'avete chiamato leggenda biancorossa, direi che tutto quadra. È una presentazione partecipata qui a Verucchio, lo è stata tanto anche a Rimini, insomma la gente si è raccolta, insomma, intorno a Ricchiuti una volta di più, ha apprezzato questa iniziativa. Ci dici dove possiamo trovare anche fuori appunto da queste presentazioni ufficiali il libro? Il libro è in tutte le edicole della provincia di Rimini, soprattutto nella città di Rimini e in Valmarecchia, e alla Feltrinelli e alla Mondadori. Ultima cosa, se ci racconti l'aneddoto che ti ha fatto più divertire scrivere o il personaggio che ti ha fatto più piacere intervistare in questo libro. Mi ha fatto divertire tre cose. La prima, che suo padre voleva chiamarlo Paolo Rossi, Paolo in onore di Paolo Rossi, ma in Argentina non volevano, lo volevano chiamare Pablo, e quindi è nato Adrian da questo diatriba con l'uomo dell'anagrafe. La seconda, che ha fatto il militare con Totti e Miccoli lo metteva in porta a fare il portiere, e mi ha fatto divertire molto anche il fatto che quando mi raccontava che il primo anno che ha giocato fra gli adulti, diciamo, si è scontrato con la regola degli under e per 6 mesi lo cavavano, dopo 3 secondi non si scaldava neanche, iniziava la partita, buttava la palla fuori, fischiavano e usciva. Bene, insomma, ci hai fatto venire voglia di leggerlo tutto di un fiato e ti ringrazio e in bocca al lupo per le prossime avventure da scrittore, allora. Crepi e speriamo.